Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, si diploma all'Istituto Alberghiero di Marina di Massa. Tra il 1979 e il 1981 lavora presso un cantiere navale di Viareggio, ma abbandonerà questo lavoro per approdare come DJ e imitatore a Radio Forte dei Marmi. E con Carlo Fontana, Cesare Tarabella, Claudio Fortini e Massimo Polacci danno vita alla trasmissione Radio Squillo, che proporranno anche in svariate discoteche della Versilia. In quella trasmissione nasce il personaggio di Merigo e spopola imitando, fra gli altri, il cantante Renato Zero. Questa esperienza termina nel 1985. Vive in Versilia facendo svariati lavori, tra cui il cameriere in diversi locali, tra i quali la capannina di Forte dei Marmi, e crea un primo sodalizio con altri versiliesi che si affacciano nel mondo del cabaret, tra cui Franco Ginesi, Rino Rivieri, Adolfo Drago, Mario Bertoncini, Ennio Bongiorni e Umberto Mosti. Con questi forma il gruppo I Lambrettomani, dal nome dello scooter Lambretta, con i quali approda a Firenze dove incontra, proprio a un'esibizione del gruppo presso la Loa di Fiesole, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. Come se non bastasse, è arrivata un'altra brutta notizia per Panariello. Un terribile lutto ha colpito la sua vita, e ora si è creata una ferita aperta nel suo cuore che sarà difficile da cicatrizzare. A venire a mancare è stato un suo caro amico, con cui ha condiviso momenti speciali. La perdita gli sta creando enormi sofferenze. A portarlo via è stata una malattia. Stiamo parlando di Gianluca Vialli, calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo. Giorgio Panariello era suo amico, e la perdita l'ha colpito nel profondo del cuore. Il dolore è così forte e vivo che Panariello ha voluto lasciare da parte la sua solita ironia per ricordare il suo amico sui social, con parole dolci e davvero toccanti. Ti ricorderemo in questo abbraccio che oggi tutti ti vorremmo dare, ha scritto il comico. Poi alle parole ha allegato un'immagine davvero emozionante, che ha fatto il giro del web e che tutti abbiamo nel nostro cuore. Stiamo parlando dello scatto che ritrae l'iconico abbraccio tra Vialli e i Mancini dopo il trionfo agli europei. Un'immagine piena di gioia, che rimarrà impressa nel nostro cuore per sempre. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati sotto la foto postata da Panariello. Non tutti sapevano quanto fossero legati i due. Il comico, purtroppo, ha perso un caro amico, come dimostrano le parole dedicategli.